Anche a Pavia si sono tenute le celebrazioni per i 171 anni della Polizia di Stato. Prima della cerimonia, il questore Alessio Cesario e la prefetta Francesca De Carlini hanno reso omaggio ai caduti in servizio, ma nell'occasione si sono volute ricordare anche le vittime del Covid e della guerra in Ucraina. Nel suo discorso, il questore Cesario ha sottolineato che in provincia di Pavia sono in aumento i reati predatori, soprattutto furti e truffe ai danni degli anziani, anche se complessivamente il numero dei reati è in diminuzione. La realtà pavese non ha subito importanti modificazioni rispetto agli anni precedenti, anche quelli ante-Covid. Di fronte a una contrazione dei reati in genere, si rileva l'incremento di quelli predatori, furti, truffe, in danno di persone soprattutto anziane e fragili. Soprattutto in provincia dove molte sono le realtà abitative presenti, sovente frammentate, caratterizzate da comunità prive spesso di ogni tipo di difesa passiva ed un attenuato senso del pericolo dovuto soprattutto alla qualità della vita che sostanzialmente questo territorio garantisce. Nel periodo Covid, ha sottolineato il questore, si sono poi moltiplicate le truffe online, spesso perpetrate da organizzazioni con basi all'estero. Con l'avvento delle stagioni caratterizzate dallo stato emergenziale dovuto al Covid-19, le persone anche presso le rispettive abitazioni sono state ripetutamente oggetto di reiterati attacchi e truffe informatiche, portate a termine da malviventi senza scrupoli, che hanno operato e continuano a farlo spesso da oltre frontiera. La cerimonia, a cui hanno partecipato tantissimi sindaci del territorio e diverse classi delle scuole pavesi, si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti agli agenti che si sono maggiormente distinti in servizio.